Guardi, tutte le misure che sono state messe in atto, non ultimo appunto questo obbligo di avere la mascherina anche all'esterno, nascono proprio perché nessuno del governo vuole pensare ad un nuovo lockdown. Le misure, anche nei giorni scorsi, non dico solo l'ultima relazione del ministro Speranza al Parlamento, ma già in quella precedente, il ministro ha ricordato come la stessa Organizzazione Mondiale della Sanità abbia segnalato con favore il lavoro fatto dall'Italia che attraverso l'uso delle mascherine, il distanziamento e anche quegli igienizzanti che noi dobbiamo continuare ad utilizzare siano le basi per poter attuare il contenimento. Allora, sono regole basilari, non sono regole che combattono il virus, lo sconfiggono, ma sono regole che ci consentono di contenerlo. E allora io dico che questa piccola anche azione quotidiana, anche quella dell'uso della mascherina all'esterno, può aiutare a contenere. Più noi conteniamo il virus, meno rischi di altri scenari andiamo a percorrere. E quindi penso che questa sia la cosa migliore da fare per tutti e anche la più indolore. Poi io sono lombarda. La descrizione che faceva prima Licia Colò, la sottoscrivo tutta perché l'ho vissuta. Io abito sul confine tra il milanese e la bergamasca. Non possiamo ricordare ogni volta quei carri che trasportavano i morti, non possiamo ricordare ogni volta il numero delle vittime, se poi di fronte a qualsiasi minimo aumento delle prescrizioni e quindi l'uso della mascherina anche all'esterno, vengono creati, come posso dire, polemiche ad arte. Questo dobbiamo, non è il vostro caso, però dico anche nella discussione politica lo si sottolinea sempre. Io vorrei evitare questo, ricordare che è una Meno male. prescrizione importante che proprio ci aiuta ad evitare tutto quello in cui nessuno di noi vuole ricadere. Ad oggi sono 100 i miliardi che questo governo ha stanziato a partire dallo scorso marzo. 100 miliardi, primi per tamponare la situazione, per dare anche da mangiare, perché ricordiamoci che c'era gente che era rimasta senza la possibilità di nutrirsi e quindi ci sono stati comuni che grazie all'aiuto del governo hanno preparato i pacchi e poi misure per provare a rilanciare con tanta fatica l'economia. Ora, a questo punto nessuno può tirarsi indietro. Mascherina nell'uso quotidiano e fidiamoci di quello che ci dice il CTS, fidiamoci di un presidio che è fondamentale.